Fedez è stato spesso protagonista, assieme a sua moglie Chiara Ferragni, di diverse azioni benefiche e gesti altruistici. Il rapper milanese ha donato una cifra considerevole per realizzare un progetto nella città di Rozzano, alle porte del capoluogo lombardo, dove vive l'artista con la sua famiglia. Il nobile gesto è stato accolto con estremo piacere dal sindaco della cittadina, Gianni Ferretti, immortalato assieme a Fedez al momento della donazione. Per realizzazione di quale progetto saranno utilizzati i soldi donati da Fedez alla città di Rozzano? A quanto ammonta la donazione del cantante? I fondi verranno impiegati per la creazione di un nuovo skatepark. Non a caso, Fedez ha precisato che i soldi serviranno per la ristrutturazione e il rifacimento del parco comunale della città. A tal fine, il marito di Chiara Ferragni ha donato ben 130.000 euro, dichiarando di sentirsi membro della periferia milanese, da lui tanto amata. «Sono molto felice di contribuire alla riqualificazione della periferia dalla quale provengo», ha esordito, così, il rapper, spiegando, «e di restituire un po' dei privilegi acquisiti alla comunità di cui ancora mi sento di far parte». Fedez ha compiuto un nobile gesto per la realizzazione di un imponente skatepark di 2.000 metri quadrati che verrà realizzato, nella città di Rozzano, tra l'Istituto Comprensivo, sito in Viale Liguria, ed il parcheggio di Piazza Foglia, nel nuovo Parco dello Sport. Tutti potranno beneficiare della struttura, diretta a riqualificare un'area piuttosto centrale della cittadina lombarda. I lavori avranno inizio il prossimo autunno, grazie al contributo di Fedez che il primo cittadino ha voluto ringraziare personalmente, dicendo, fornisce un contributo fondamentale per la riqualificazione della nostra città e per il miglioramento dei servizi e delle strutture a disposizione di tutti i cittadini. Il sindaco ha precisato, altresì, non si tratta solo di un sostegno materiale, ma anche di un'azione di elevata responsabilità sociale. Insomma, Fedez si è distinto ancora una volta, non solo per aver compiuto un nobile gesto, ma anche per aver mostrato quanto possa valere una donazione disinteressata, al di là del suo valore economico.